Sorto Contadino, siamo qui al mare in questa giornata da bandiera rossa perché noi non ce ne frega, ok? Tante persone mi hanno detto che loro stanno male perché non possono uscire di casa, anche se vanno in luoghi isolati dove non c'è nessuno, con un tempo come questo, e loro non ci vanno, si autorecludono in casa dimenticando che attività fisica e il sole fanno benissimo al nostro sistema immunitario. Parliamo di un luogo dove vedete che non c'è quasi nessuno in giro, ok? Allora, bisogna dir loro che le armi per difendersi ci sono, basta conoscerle. Se qualcuno mi ferma, io non faccio autocertificazioni. Se qualcuno mi ferma, io con molta tranquillità dirò: guardi, caro agente, lei è libero di fare, io la rispetto, lei è libero di fare quello che vuole, ma io le porto l'articolo 13 della Costituzione. La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, eccetera, 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 in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità pubblica di sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, ok, che devono essere comunicati entro 48 ore, eccetera, eccetera, eccetera. Articolo 13 Costituzione. Naturalmente c'è la possibilità che l'agente in questione decida comunque di farmi la multa e ne ha la facoltà di farlo, ma io ho la facoltà di non pagarla e di ricorrere presso un giudice, probabilmente un giudice di pace, dove vedremo un po' se sarà considerata di maggior valore la Costituzione o un DPCM. Ok? Le fonti del diritto, la Costituzione è al di sopra di tutte. Ok? Certo, sarebbe bella un'azione collettiva da parte di tutte le persone per difendere questa nostra libertà ad uscire, ripeto, nel pieno rispetto di tutti, ma per difendere questa nostra libertà, perché noi non siamo dei reclusi che dobbiamo essere costretti a starcene in casa così, senza sapere per quanto, per come, per dove, ok? Sarebbe bello metterci insieme ed eventualmente fare azioni collettive per far sentire di più la nostra voce. È un anno che ci dicono che siamo in una situazione di emergenza. Una situazione di emergenza non può durare un anno. Quindi, amici miei, godiamoci la natura nel rispetto di tutte le persone, questo assolutamente, ma anche consapevoli dei nostri diritti. Perché se noi non difendiamo i nostri diritti, nessuno lo farà per noi, anzi ce ne toglieranno sempre di più, a poco a poco. Grazie a tutti per l'attenzione, spero di non aver urtato la sensibilità di nessuno, non era questa la mia intenzione. Ripeto, nel rispetto di tutti, come vedete qui non c'è assolutamente molta gente. Ciao, buona vita, boa vida.